Ciao a tutti ragazzi, qui è Giulio Interessante, ben ritrovati nel mio canale. Oggi siamo qui con il secondo episodio su Clash Royale. E prima di iniziare ragazzi, come sempre vi invito a lasciare un bel like per questa serie. Cerchiamo di arrivare a 300 like anche per questo secondo episodio. Come avete visto dal titolo, oggi sarà un episodio speciale perché andremo ad aprire il baule magico. Per me è un evento veramente straordinario perché io non ho mai comprato nessuna gemma e quindi molto probabilmente il prossimo baule magico sarà tipo tra 1000 anni. Come sempre andremo ad aprire tutti quanti i bauli che abbiamo a disposizione e poi giocheremo le partite per raggiungere le 10 corone per aprire anche il baule della corona. Ho visto che il primo episodio è andato veramente molto molto bene, qualcuno di voi mi ha anche consigliato di magari modificare un po' il deck eccetera. Io per il momento uso questo, poi magari se troveremo qualcosa di interessante nei bauli, cosa che spero perché c'è anche il baule magico, quindi se non troviamo niente neanche qua è proprio sfortuna assurda. Però almeno una carta epica dovremmo trovarla, giusto, nel baule, perché se io clicco qui mi dice una carta epica, sì, 6 carte rare e una epica. Il mio obiettivo sono cavaliere e draghetto. Uno di questi due voglio assolutamente trovarlo. Detto questo però partiamo subito. Per riscaldarci apriamo i bauli omaggio. Non si sa mai che troviamo qualcosa qua. Io vi ricordo che ho trovato l'arco X nell'account sul mio telefono, quindi magari potremmo essere fortunati anche qua. Arcieri, goblin e frecce, niente di che. Adesso andiamo ad aprire questo qui argento. 20 di oro, goblin, arcieri, bombarolo e niente. Ora c'è questo ragazzi, il pezzo forte del video. Pronti? Andiamo. Baule magico, 235 di oro. Il gigante. Il moschettiere, così lo potenziamo anche, che è fortissimo. 10 di frecce, non me ne faccio niente. Gli arcieri. La valchiria. La sfera infuocata. E l'ultima dovrebbe essere quella epica. Una tra cavaliere e draghetto. Se devo scegliere, diciamo il draghetto. Vediamo un po' il baule, il barile dei goblin. Cioè con tutte le epiche che ci stanno io sono andato a prendere il barile dei goblin. Che è forte perché io lo uso anche sull'account che ho sul telefono. Però dai. È andata così ragazzi, andiamo a giocare queste partite. Vediamo un po', intanto modifichiamo un po' qualcosa. Allora, il gigante mi avete consigliato di usarlo. Però io sinceramente non mi trovo bene col gigante sul telefono. Quindi per il momento lo tengo fuori. Usiamo questo baule dei goblin. Neanche la strega ragazzi, io la strega l'ho trovata subito sul telefono. Facciamo al posto delle frecce, io ci metto il barile dei goblin. E poi basta ragazzi, io gioco così perché non mi convince nessuna carta che c'è qua. La valchiria potrebbe essere interessante, però preferisco chi colpisce da lontano sinceramente. Quindi io mi tengo i miei cari arcieri, che andiamo anche a potenziare. Li portiamo a livello 4. Potenziamo anche il moschettiere, lo portiamo a livello 2. Anche il pecca, anzi il mini pecca. Io sul telefono ho trovato anche il pecca, quello lì grande, che non lo uso perché costa troppo. Però preferisco il mini pecca che costa 4 e comunque è forte. Ok, questo qui è il nostro mazzo da battaglia. Andiamo ragazzi a giocare queste partite finché non raggiungiamo le 10 corone da aprire anche il baule della corona. Mettiamo la capanna dei goblin così per iniziare. È molto forte ragazzi questa capanna dei goblin. Qua intanto lui sta mettendo di tutto. Sì, anche il bombarolo di là. Su, su. Ragazzi, io la strega, come faccio a fermarla? Intanto lui c'è il bombarolo di là, ok. Io non ho ancora capito un modo per fermare la strega. Basta con sta palla di fuoco che mi rompe tutto. Mettiamo pecca e scheletrini. Proviamo ad attaccare anche noi così. La controffensiva. Il pecca difeso dagli scheletrini. Via. Grande, sei arrivato fino in fondo pecca. Ok. E guarda quello che mette il... Mannaggia. E mettiamoci la capanna per proteggerlo. Ho sbagliato però. Ho sbagliato. Forse mentre lui si distrae. Anzi no, forse ho fatto giusto. Dai, mentre lui è distratto dalla capanna noi lo facciamo fuori. Poi mettiamo gli arcieri qui per il pecca e i lancieri. Dai, però gli abbiamo fatto un danno incredibile con la combinazione pecca-scheletrini. Anche lui che corrisponde con gli scheletrini, ma noi abbiamo il nostro bombarolo. Aspetto di arrivare al massimo dell'elisir, così mi faccio un'altra volta la combinazione pecca, mini pecca scheletri. Via così, anche lui ha messo il pecca, ma gliel'abbiamo proprio mangiato. E a questo punto, ragazzi, mi sembra che la vittoria è giunta, perché lui non ha più niente per contrastare. Esatto. 3 corone, ragazzi, e a casa. E baule d'argento. Ok, ci manca l'ultima corona. Allora, partiamo con la capanna di goblin come sempre, che è molto forte. Io mi sembra che ce l'ho a livello 4. Questo però ha messo il cavaliere e non ho gli scheletrini. Ok, forse ce la fanno loro a buttarlo giù senza che spreco gli scheletrini. Sì, quella capanna non mi piace per niente. Io butto il barile dei goblin lì sulla capanna, poi il pecca circondato dagli scheletrini. Il nostro obiettivo è prendere una corona. Lui ha messo un'altra volta la capanna. Io ci butto di nuovo il barile così glielo distruggiamo. Via così, bravissimi. Boom, e capanna via.
Ho la combinazione pecca scheletri. Aspettiamo di arrivare a 10 oppure a 9 di Elisir e poi li butto dentro. Ok, via, pecca e orda di scheletri in mezzo. Mettiamoci anche gli arcieri davanti. Questa è la nostra combinazione perfetta. Ha messo anche il cavaliere, ma il cavaliere è inutile quando c'è l'orda qui di scheletri. Buttiamo anche il baliere, ragazzi, mi serve solo una corona per arrivare al baule della corona. Quindi puntiamo tutto su qua, buttiamo tutto dentro. 155. Se mi esce il baule abbiamo vinto. Mi deve uscire solo il baule, buttiamo tutto dentro. Il baule, eccolo qui, via. Ce la fa a fare danno. 25 di danno, via così. Dovrebbe essere finita perché non ce la farà mai ad arrivare fin qua e a farmi più di 1000 di danno. Quindi è finita. Mettiamo anche una capanna per proteggere, ma ormai è finito. 3, 2, 1. Una corona, 2 vittorie su 2 e possiamo aprire il baule della corona. Un altro baule d'argento che non mi serve a niente perché devo aspettare le 3 ore. Potrei anche usare le gemme, però preferisco sinceramente aspettare, quindi andiamo ad aprire il baule della corona. Eccolo qua, forza. Una carta epica, 2 gemme, siamo a 99. Frecce, arcieri, goblin, l'ultima carta, il mini pecca. Ok, se ne servono 10, quindi è abbastanza difficile arrivarla a potenziare subito. Comunque per il momento questo mazzo sembra funzionare. Abbiamo fatto 2 vittorie su 2, non è che abbiamo rischiato più di tanto. Per quanto riguarda il clan, ragazzi, lo creeremo nel prossimo episodio. Vorrei arrivare a 1000 monete perché sinceramente non vorrei sprecare le gemme per comprare il sacco di 1000 monete qui. Quindi preferisco arrivarci a 1000 facendo le battaglie e giocando, perché comunque voglio conservarmi le gemme che magari mi possono servire per altre cose più avanti. Quindi per il momento il clan non lo creo, però nel prossimo episodio lo creerò sicuramente. Quindi la prossima volta, nel terzo episodio, quindi nel prossimo video, vedrete io in diretta che creo il clan. Ancora non so come chiamarlo, però ragazzi potete entrarci tutti quanti. So che i posti disponibili sono 50. Io quando caricherò il video dirò appunto il nome del clan. I primi 50 che faranno la richiesta verranno accettati. Come ho detto prima, i posti sono 50. Speriamo di accontentare tutti. Non so se siete in più di 50 a voler entrare nel mio clan. Non lo so, comunque nel prossimo video creeremo il clan insieme e vedremo un po' quanti di voi riusciranno ad entrare. Quindi ragazzi, per questo episodio di Clash Royale è tutto. Cerchiamo di arrivare a 300 like per supportare al massimo questa sera. Abbiamo aperto il baule magico, ma purtroppo non abbiamo trovato niente di che. Il barile sì, è utile, ci ha fatto anche vincere l'ultima partita, perché grazie al barile che abbiamo distrutto, diciamo, la torre del nostro avversario. Però comunque mi aspettavo qualcosa di più. Noi comunque ci vediamo con un prossimo video. Bella!